Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di qualcosa che può farvi correre un brivido lungo la schiena, perché parliamo di uno dei dipinti che si dice siano tra i dipinti più infestati. Oggi parliamo di The Anguished Man, cioè l'uomo angosciato, proprio un nome nomen, dicevano gli antichi in questo caso. Effettivamente è un dipinto che provoca angoscia nel caso migliore. Ed è un dipinto che è in mano a un signore che si chiama Sean Robinson. È lui il proprietario di questo dipinto ed è stato lui a scoprirne, insomma, le proprietà misteriose, chiamiamole in questo modo, e a parlarne e in un certo senso anche a sfruttarle. Ma andiamo per gradi, partiamo con la storia di questo dipinto. Mi raccomando, ogni volta che lo guardate voglio sapere che sensazioni vi provoca, ma soprattutto anche se ve lo appendereste in casa, quindi lasciate subito un commentino qui sotto, sapete come si fa. E raccontiamo questa storia. Insomma, c'è questo signore, Sean Robinson. Scusatemi, c'è Siri che mi ha chiesto a chi vuoi inviare un messaggio. A chi vuoi inviarlo? No, a nessuno, Siri, grazie. Dunque, questa storia comincia nel 2010, quando Sean Robinson, questo signore che vive in Gran Bretagna, se ne esce con questo racconto, se ne esce con questa storia. Dice che ha tirato fuori un dipinto che apparteneva a sua nonna e che questo dipinto è dannatamente infestato. Ora, al di là del fatto che questo dipinto possa essere infestato o meno, sicuramente guardandolo una persona sana di mente, secondo me, non vorrebbe metterselo in casa. Io personalmente non me lo vorrei mettere in casa, ok? E non sono una persona che si spaventa, ma è proprio che questo dipinto dà delle brutte vibes, secondo me. È, insomma, una persona angosciata, una persona... Bah! Io in casa non me lo metterei. Ma com'è che questo signore ha preso questo dipinto della nonna e ha deciso di appenderselo in casa? Beh, lui racconta questa storia. Dice che la nonna raccontava tante storie a lui e alle persone di famiglia su questo uomo angosciato, perché anche a lei erano successe delle cose strane. Lei ne era venuta in possesso dall'autore, quindi la nonna era stata proprio la prima proprietaria del dipinto e l'aveva ottenuto dall'uomo che lo aveva creato, del quale però non viene detto il nome, non si sa esattamente chi fosse, ma vengono dette invece due cose fondamentali. La prima, che questo tale, per qualche motivo, nella creazione di questo volto angosciato, di questa immagine così terribile, così angosciante, aveva aggiunto il proprio sangue alla pittura d'olio. Quindi già qua, amico mio, non è che stai troppo bene, però vabbè. E poi dopo aveva regalato, questo signore era un amico del marito della nonna di Sean, e gli aveva regalato questo quadro, e poi dopo aveva deciso di farla finita. Quindi la storia di questo signore era anche finita tragicamente. L'autore sparisce dopo aver dato il quadro, perché non vuole più stare tra i vivi. Il nonno di Sean e la nonna, però la nonna era un po' riluttante, però il nonno dice: questo è un quadro di un mio amico, lo voglio appendere, e lo appende in casa. Lo appendono in casa e però cominciano a succedere delle cose strane, perché sentono delle voci, vedono delle figure, la nonna è intimamente convinta che questo quadro sia cattivo, cioè lei non dice neanche a Sean questo quadro è infestato, no, lei dice proprio che il quadro è cattivo, che è malvagio, e quindi decide di rimuoverlo dalle pareti. Lo avvolge in delle coperte e lo porta in una zona della casa dove nessuno lo vedrà, tipo in soffitta, sta lì chiuso. Però racconta ai nipoti che questo quadro esiste, racconta questa storia, quindi Sean è incuriosito, ha sentito questa storia, e quando la nonna viene a mancare decide di recuperare il quadro. Ragazzi, io sono sempre molto perplessa sul fatto che qualcuno abbia effettivamente fatto lo sforzo di prendere questo dipinto, toglierlo dal suo nascondiglio, portarselo a casa e appenderselo tipo nel salotto. Ma comunque succede proprio questo, che il quadro entra nella casa di Sean. Entra nella casa di Sean e immediatamente lui e la moglie cominciano a rendersi conto che ci sono dei fenomeni inspiegabili. Di che natura? Sempre di natura angosciosa e angosciante, perché cominciano a sentire gemiti, lamenti,
versi che non sanno spiegarsi, strani suoni come se qualcuno stesse grattando sulle pareti, ma la cosa fondamentale sono proprio questi gemiti di angoscia che loro sentono e che cominciano a rendere difficile la situazione. Immaginate vivere in un posto del genere. A un certo punto però cominciano a succedere anche proprio dei fenomeni che vanno oltre quelli semplicemente sonori, perché Sean e la moglie si trovano in casa delle figure che sembrano comparire dal nulla, una figura d'uomo, una figura d'ombra che loro vedono in più di un'occasione, e a questo punto insomma è evidente che ci sia qualcosa sotto. In questo momento Sean capisce che forse è venuto il momento di condividere con il mondo quello che sta succedendo per provare insomma la situazione, tant'è che crea proprio un canale YouTube, che credo esista ancora e si possa vedere, dove lui fa vedere le cose che succedono a questo quadro, filma dei fenomeni paranormali a suo dire. Poi qua ovviamente ragazzi ciascuno è libero di credere, di non credere e di vedere un poco cosa trova più probabile, e comunque questo quadro acquista una certa popolarità perché diventa un po' l'oggetto di una creepypasta, diventa un po' l'oggetto delle chiacchiere delle persone che si appassionano a questo tipo di storia, talmente tanto che vengono comprati anche i diritti per farci un film, ma non solo, perché tanti investigatori paranormali in Inghilterra si cominciano a interessare a questo dipinto e vanno proprio a fare delle indagini. Ma non solo, non vanno soltanto a fare delle indagini lì per vedere anche loro questi fenomeni che anche Sean racconta, ma prendono il quadro e lo portano in delle location infestate, così pare, e in queste location infestate insomma cercano di fare delle sedute spiritiche o comunque di contattare gli spiriti del luogo con l'ausilio di questo oggetto infestato, e a quanto raccontano, a quanto si dice, succedono sempre delle cose veramente bizzarre, hanno dei fenomeni molto evidenti, a volte anche molto violenti, che sembrano sottolineare effettivamente come questo dipinto sia capace di suscitare anche l'attenzione e la rabbia degli spiriti che sono presenti in un luogo. Chiaramente non ve l'ho detto in tutto ciò, però a un certo punto questo dipinto esce proprio dal salotto di Sean, perché anche la moglie dice no, io non ci voglio vivere in una casa dove c'è questo dipinto perché non è più accettabile. Chiaramente c'è anche da dire che qualcuno ha cercato di fare ricerche un po' più approfondite, e però insomma non vengono mai fuori delle prove definitive, quindi c'è anche la probabilità che Sean abbia un po' inventato tutta questa cosa, che questo quadro l'abbia fatto uscire lui da qualche parte, che la nonna non c'entrasse per niente e che sia stato proprio tutto uno stunt pubblicitario perché magari voleva guadagnarci qualcosa o voleva attirare attenzione. Sapete, a volte ci sono delle storie che, anche se non sono proprio vere all'inizio, in un certo senso diventano quasi vere per il modo in cui vengono raccontate e soprattutto per quello che rappresentano. Ed effettivamente io penso che se si guarda a questo dipinto, ora di là del fatto che possa essere stato infestato, fatto col sangue, creato da un artista che ha terminato la propria vita, e al di là del fatto dei gemiti e di tutto il resto, se tu guardi questo quadro, una sensazione negativa, secondo me, è molto probabile che te lo dia, e in questo senso la storia diventa vera. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Trovate possibile che esistano dei quadri che sono infestati? In questo caso la storia vi sembra più vera o più falsa? Ma soprattutto, al di là della verità della storia originale, quando guardate questo quadro, è un quadro che vi lascia indifferenti e quindi non vi dice assolutamente niente, o vi suscita delle emozioni, magari anche negative? Fatemelo sapere lasciandomi un commentino qui sotto. Io nel frattempo chiaramente vi devo augurare Happy Halloween, ragazzi, non l'ho ancora fatto, comunque Happy Halloween! Mi fermo qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!